Come si diventa Digital Content Creator? Iniziamo però dalle basi e dall'inizio, ovvero chi è il Digital Content Creator? È un professionista che si occupa di creare contenuti digitali per promuovere un brand o un personal brand. Quindi crea dei contenuti, una narrazione per promuovere le aziende. Ed è una figura molto ricercata oggi dai brand, in quanto è un ruolo complesso che richiede particolare attenzione e molto studio. Ma per raccontarvi la storia di un digital content creator, per farvi capire com'è si diventa professionisti in questo mestiere, lascerei la parola a Gloria, una studentessa a Kama che ha fatto tutto il percorso con noi e oggi è una content creator al 100% che lavora a tempo pieno. Buona visione! Circa 2 anni fa mi trovavo su questa sedia. Avevo appena finito di fare le superiori. Ero appena uscita dalla maturità. Ero ovviamente persa e confusa. Non sapevo minimamente cosa fare della mia vita. Ero su questa sedia quando ho fatto il peggiore errore della mia vita: iscrivermi a un'università. Sono iscritta a un'università di economia. Economia non faceva minimamente parte dei miei interessi e l'ho fatto. E qui inizia il mio incubo. Immagino già che vi aspettavate una bella storia con dopo la maturità sarei andata in Grecia a festeggiare con tutta la tua classe. Questa è stata la mia estate del 2020. Ho comprato gli Alpha Test per entrare in un'università che io non ci capivo niente. Ho passato letteralmente l'estate del 2020 chiusa in casa a studiare per un'università che manco mi interessava, solo per far felice della gente che pretendeva troppo da me. Avendo studiato questi libri che pesano più di me probabilmente, ci ho provato, le ho studiate e al test d'ingresso non sono stata presa. Quando ho visto l'esito del test, non vi nego la mia gioia. Io in cuor mio sapevo che stavo facendo un grande errore e quello penso è stato un segno del destino che mi diceva che per un punto io non entravo in graduatoria. Ho abbandonato l'idea dell'università e mi sono messa a cercare un lavoro. Ed eccomi qui, sempre nel 2021, sempre seduta su questa sedia, a cercare lavoro su internet. Amavo disegnare, creare. Avevo anche aperto da pochi mesi il mio profilo su TikTok. Sentivo proprio che la cosa di creare, disegnare, scrivere, mettermi in contatto con la gente. Indovinate cosa ho fatto? Ho mandato il curriculum per fare la cameriera. Il giorno del colloquio non riuscivo a parlare, non riuscivo a spiegare niente, ero molto impacciata, ero bloccata. Loro mi volevano prendere ugualmente. Io ho deciso di dire che avevo trovato altro. In realtà avevo trovato niente. E indovina un po'? Eccomi qui nell'estate del 2021 con un computer davanti, nella mia cucina, in pigiama, a cercare che cacchio fare della mia vita, ok? Cercavo, i giorni passavano. Un giorno, non mi ricordo quando di preciso, penso sia stato verso fine estate 2021, mi imbatto nella parola accademia. Onestamente non so perché nel mio cervello la parola accademia significava una cosa da fare dopo l'università, da fare solo se avevi una tot preparazione, da fare solamente se tu eri un colto istruito. Non lo so perché nella mia testa non avevo mai considerato l'opzione accademia. Prima università, master, università, accademia. Questo taccuino ho segnato, non avete idea, penso tutte le accademie italiane. Cercavo un'accademia online. Questo vi faccio vedere ancora il mio schemino. Mi viene quasi l'emozione a vedere ancora questo mio schemino intatto. E quindi ho deciso di iscrivermi a Accademia Kama nel 2021. Ho iniziato onestamente con 8 marce indietro. Perché mi sono iscritta? Perché lo sto facendo? Lo faccio, mi butto in questa esperienza. Sicuramente mi insegnerà qualcosa. Ricordo ancora i miei primissimi esercizi con Photoshop dove realizzavo tipo i dinosauri, i cerchi con le forme, un ghiacciolo. Ma sono state veramente le lezioni principali che mi hanno aiutato a ricordare meglio tutte le basi di Photoshop. Le prime lezioni, oltre che stimolanti, mi davano quella cosa che mi sentivo comunque sicura. Sicurezza che mi dava Kama quando avevo bisogno di qualcosa, avevo bisogno di un consiglio, avevo bisogno di assistenza, magari per una lezione che non andava.
mi sentivo proprio unita. Nonostante il muro dell'internet mi ha aiutato veramente tanto, capire che sono persone e ti aiutano veramente come se fossero qua da parte te. E Kama coinvolge anche gli studenti nei programmi studio. È arrivata la mia prima proposta da Kama di mettermi nei panni di un professore. Figata, perché io non ho mai visto un'accademia online che mette gli studenti così tanto al primo posto, tant'è vero che mi hanno dato l'opportunità a me e altri studenti di presentare come se fossimo noi professori un esercizio. Semplicemente non vi nego che sono arrivati i miei primissimi traguardi. Tipo i bicipiti che io non ho. I bicipiti che io non ho, ecco, questi qua userò. Ragazzi, saranno la soddisfazione più grande dopo che finirete il corso base di Accademia Kama. Ok, vado alle ciance. Non è finita qua la mia esperienza in Kama, perché dovete sapere che sono stata selezionata per gli Ambassador Grammy con questo video. Del giorno per dirvi che la ragazzina Gloria Rossi, quando all'evento Kama 2022, ha spopolato tanto che ora si parla solo di lei. Il fenomeno Gloria Rossi. Affidati a Gloria. Sapete oggi di chi parliamo? Di come Gloria è riuscita a convincere tutti i componenti dell'Accademia tramite la sua ironia e la sua creatività. Gloria Rossi è riuscita a sfondare a livello social. Il fenomeno Gloria Rossi. In solamente un anno ha raggiunto i quasi 60.000 follower. La sua spontaneità, la sua semplicità. Fenomeno Gloria Rossi. Ci vediamo con un altro episodio e parleremo di ancora Gloria. Gloria Rossi che vedete in questa Gloria. Gloria Rossi è Gloria Rossi. Gloria. Oggi. Appena ho visto iscrizioni per gli Ambassador Day, puoi incontrare dal vivo i docenti dell'Accademia e gli altri studenti. Mi pare che non mi sono candidata. Mi metto a nudo, ho fatto veramente quel video, è stato, ora che lo riguardo, è veramente trash, quindi commenti a parte su quel video. Sono stata selezionata per gli Ambassador Day, perché quando mai ti capita che anche di sentire solamente che la un'accademia online organizzi una giornata per incontrarsi dal vivo. Sono stata selezionata tra i 10 migliori studenti dell'Accademia dell'anno 2022. Sono andata a Torino 3 giorni, ho incontrato i docenti, ho visto dove nasce l'Accademia, gli altri studenti. Bellissimo, 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 soprattutto il fatto di conoscere dal vivo le persone che stanno dietro lo schermo. Wow. E che tutti gli studenti la pensavano come me sull'Accademia, ovvero che è un'Accademia veramente valida, completa. Sentire le storie degli altri studenti che mi hanno trovato subito lavoro. Oh, mind blowing. Cioè, pazzesco è stato, veramente un'esperienza indimenticabile che solo Kama, penso, abbia organizzato come Accademia Online. Dopo l'esperienza in Kama è iniziata per me un'estate da vera content creator. I pacchi continuavano ad arrivare e io ogni giorno ero piena di video da fare. Nel 2022, dopo aver condiviso su LinkedIn il mio traguardo con Kama e mostrando i miei attestati, sono stata ricoperta di collaborazioni. È stata un'estate dove la mia creatività ha preso veramente forma, non solo per me, per i miei profili social, ma anche per le aziende con le quali ho iniziato a collaborare. Sono arrivati i primi contratti seri, sono arrivate le prime collaborazioni a lungo termine, alcune delle quali le sto portando avanti ancora adesso, e mi sembrava di sognare. Cavolo, ho finito un mio percorso che mi piaceva e ora sto veramente lavorando con la mia passione. E qui arriva una cosa che mi ha sconcertata. Letteralmente, durante la fine dell'estate 2022, vengo chiamata dalla mia stessa accademia, la quale mi ha detto che avevano creato un corso di Digital Content Creator. Io da Content Creator ho accettato subito, ho accettato ed ora eccomi qui, sempre in questa cucina nel 2022, a decidere di ritornare a studiare nella mia accademia il corso di specializzazione in Digital Content Creator. Questo corso è stato una rivelazione per me, e io da Content Creator, studiando questo corso, mi sono resa conto che io in realtà di Content Creator sapevo solo come editare un video. Non sapete quante cose ho scoperto di come si può comunicare veramente bene con il proprio brand, con il proprio servizio, con una pubblicità, come sfruttare la comunicazione, che figure retoriche usare. Ho imparato il manuale di persuasione, come sfruttare la retorica in pubblicità,
come usare le figure retoriche per una pubblicità o comunque per una comunicazione efficace con le persone che ti guardano. Questo corso mi ha veramente fatto capire che il mondo digital è veramente la mia strada. Durante questo corso di Digital Content Creator non sono mancate le sorprese. Per la prima volta nella mia vita ho firmato un contratto con la mia stessa accademia e ora sto lavorando con loro come Digital Content Creator per la creazione di contenuti. Da studente a collaboratrice della mia stessa accademia mi sembra veramente un sogno. Sembra assurdo da dire, ma ora che siamo a maggio del 2023 io sono sempre stata su questa sedia e mi sto rendendo conto che mi ritrovo come l'anno scorso a dover dare a giugno l'ultimo esame del mio corso di specializzazione in Digital Content Creator. Però adesso mi devo concentrare sullo studio e quindi verso giugno ci sarà l'esame finale. E poi cosa succederà? Ed ora eccomi qui su questa sedia a distanza di 3 anni da quel giorno. Quel giorno in cui sempre qui ho preso la peggior scelta della mia vita. A distanza di 3 anni mi ritrovo qui su questa sedia a vivere la vita dei miei sogni. Quindi tra open day, studi, diplomata 100 su 100, a breve dovrò fare l'altro esame di specializzazione sempre per la mia accademia. Sto lavorando con la mia passione, quella di creare contenuti digitali. Lavoro già con aziende del settore per fare video per collaborazioni importanti. E ora lo chiedo a te. Secondo te ho fatto la scelta giusta questa volta? A distanza di 3 anni mi ritrovo su questa sedia e posso confermare che ho fatto la scelta giusta. Ho scelto per me stessa. Ho scelto il mio futuro. Ho scelto di essere Gloria. Ho scelto di essere Bossiness 17. Ho scelto di essere una content creator. Scelgo tuttora di avere il mio futuro tra le mani. E questo dovrebbe essere un grande insegnamento anche per te che stai guardando. E ricordati, se dovessi mai sbagliare durante il tuo percorso è normale, perché gli errori ti portano poi ad avere grandi successi nel tuo futuro.